dell'amministrazione comunale siano venuti e credo che anche la squadra ne abbia risentito positivamente. C'è una serie di ragazzi, giocare anche con il clima che c'era qualche anno fa, quando è stato chiuso lo stadio, credo la partita con la Salernitana, non ce lo dimentichiamo. Beh, credo che quello era un clima diverso rispetto ad adesso, c'è molta più gente allo stadio e poi secondo me è cambiata la testa, la mentalità dei giocatori della Ternana. Io ho visto una voglia di vincere che gli altri anni, sinceramente tu lo sai, abbiamo fatto anche tante trasferte insieme, c'è proprio cattiveria, c'è fame di risultati, sia quelli che giocavano di più l'anno scorso e quest'anno hanno un impiego minore e viceversa, che c'è stato anche un cambio. Poi manca anche Federico Del Grosso, che credo che non Certo. l'avete detto, credo che sia un altro elemento fondamentale per la Ternana, e si è visto l'anno scorso quando è mancato insieme a Sartor per quel lungo periodo, che la Ternana ha risentito appunto anche con quelle 5 sconfitte consecutive. Io credo che sia giunto il momento di voltare pagina da parte di tutti, e anche io spero che i veri tifosi della Ternana, quelli che amano i colori rossoverdi, ritornino allo stadio, perché secondo me questo potrebbe essere l'anno buono, un anno dove si è partiti a fare i spenti senza tanti proclami, molta umiltà. A me piace moltissimo questo allenatore perché credo che oltre ad essere una brava persona, l'ho visto anche in allenamento, è una persona molto umile, non si è mai montato la testa, predica umiltà. E credo che se si perseguirà questa strada, quest'anno ci potremmo togliere molte soddisfazioni. Però lo dicevo a microfoni spenti anche con altri amici ieri, anche dopo il Consiglio Comunale, credo che anche la serenità che l'amministrazione comunale sta trasmettendo alla Ternana, io intendo tutta la Ternana Calcio, i giocatori compresi, sia uno degli elementi in più e importanti di quest'anno. No, dicevo, mi avete suscitato diversi spunti. Il primo che voglio dire, la prima cosa che voglio dire è che secondo me un'altra cosa è che probabilmente adesso all'interno della Ternana, perlomeno per quanto riguarda i quadri tecnici, c'è uno che decide e fa tutto lui, mentre invece negli Chi altri è? anni Mascella. Perché c'era Signori, poi però sembra che ci fosse anche Mascella, poi c'era pure Pesce, insomma, mo senza fa nomi. Però, I insomma, cognomi fatto. no, vabbè, I nomi no, non la nel faccio, però fatti i senso. Cioè, cognomi. l'ho accennato i cognomi, però per dire che magari uno faceva una cosa, uno ne faceva un'altra, uno prendeva un giocatore, uno andava, uno faceva dei disegni, un altro ne faceva altri, uno pensava di prendere due o tre giocatori, quell'altro ne pensava di prenderne altri, poi dopo si cercava di contemperare le esigenze di tutti, insomma, qualche volta cercando di accontentare tutti si è fatto un disastro. Invece quest'anno mi pare che Mascella da questo punto, perlomeno per quanto riguarda i quadri tecnici, abbia il pieno potere. Aggiungo un dettaglio e poi ti faccio andare avanti, a conferma di quello che stai dicendo. Poerio è da martedì scorso che è a Terni e ancora sta a Terni. E ci sarà fino a venerdì quando No, poi insieme alla no. squadra si trasferirà a Poi, a Verona. prescindere dalla sua competenza, io non conosco benissimo, ma insomma ritengo che sia un competente, ma insomma un conto è Mascella come uomo di calcio, un conto è Dominici, con tutto il rispetto, che è un bravo amministratore, ma il calcio ne mastica poco, insomma, a dispetto del suo Però soprannome. Comunque, al di là, a parte questo. sui gol subiti da Mascella ce n'è uno Aspetta, importantissimo però nella vostra storia voglio dire un'altra calcistica, cosa. quello con la Sampdoria che dicevo io. Non lo so, a me me l'hanno raccontato. Mo, no, no, è una cosa Dopo importante. È una approfondiremo. cosa importante che voglio dire. Tu dici quello col tar. Bravo. Io volevo dire invece una cosa importante sul pubblico, perché il discorso di Traini e anche di Rosario è condivisibile. Domenica per me c'era molta Aspetta, più scusa, è gente, importante sta cosa. 400-500 persone No, di io più. volevo anche dire che bisogna rispettare anche le Aspetta, no, scelte degli al altri, di là però, di quello, no, no, non è che ma voglio. questo lo dirò pure io, no, però volevo dire che il discorso che fanno loro è condivisibile. Qualcuno potrebbe dire, ma la squadra è prima, si tifa per i colori, come mai non si va via allo stadio? Però secondo me bisognerebbe andare a analizzare alcune cose. La prima, ora io la dico, Massimo è qui presente, ma non sarà d'accordo, ma non coinvolgo lui nel Sono neutro, discorso. sono stasera, sono Appunto, neutrale stasera io. secondo me nei confronti del pubblico della Ternana, che era uno dei più affezionati alla sua squadra, Sono stati commessi degli sono errori, te lo stati dico anche, te lo commessi confermo anche e io. perpetrate delle cose di una gravità tale che per forza qualcuno allo stadio non ci va più, fra bugie, fra cose mai spiegate, fra retrocessioni, insomma, Inspiegabili. inspiegabili, ma poi neanche troppo sofferte da parte della dirigenza, senza star a sottolineare quello che succede. Insomma, spesso, secondo me, il pubblico, non dico che è stato provocato, però è stato fatto di tutto per provocare un disamore. Siccome, come tutti sappiamo, l'amore e la passione non è che si calcolano a tavolino, o sei A o non si A. In questo momento a Terni, per
per la Ternana la maggior parte delle persone, a parte del 2005 che ci vanno, non hanno più amore, e siccome l'amore non è che si comanda, non è che si dice adesso tu bisogna tirare innamori della squadra, e questi sono disamorati, sono delusi, e dire che non vanno allo stadio, cioè non si capisce il motivo. Giustamente Traini ha detto la sua opinione, detto come l'ha detto lui, è un discorso che fila assolutamente. Resta il fatto però, io ribadisco, e io sono uno di quelli, la Ternana non è più quella di una volta, purtroppo, perché a una delusione, alla seconda delusione, alla terza delusione, alla quarta delusione, alla decima delusione qualcuno si è veramente stufato, quindi qualcuno allo stadio purtroppo non torna. E poi dopo noi diciamo, giustamente come ha detto il mister, cioè, ma siamo primi, la squadra è quella, siamo rosso verde, alla fine siamo però in G1, come mai non si va più allo stadio? Io credo che sarà basato sulle scelte personali che uno deve rispettare, perché d'altronde anche noi della stampa, se non avessimo quei pochi stimoli, per esempio, per seguire una squadra, e forse la seguiamo anche con distacco, ma dentro di noi c'è veramente l'amore verso la squadra. Sono stati non puoi percorrere da chilometri come lunedì, andare al Bentegodi, commentare una gara quando poi sarà anche in ripresa diretta televisiva, quindi ci vuole anche passione. Io volevo dire, poi anche Nicola dirà la sua, io volevo solamente sottolineare che a prescindere da tutto, da tutti i mali che possono aver commesso, ma non solo questa società, io parlo di altre società. Bravo. In genere nel calcio, se io amo una squadra, io amo i colori, non amo il singolo, cioè non amo, non gli faccio chiaro, un favore, chiaro, quello che hai detto tu è chiarissimo, cioè io voglio il bene della mia squadra, però forse cuore. Scusa, è ragionamento mio, però non mi sono spiegato bene, sì, quello che con rispetto, volevo dirti che non è che si mette a tavolino adesso mo torniamo tutti allo stadio, probabilmente, no, ci vuole probabilmente guarda, la delusione sì, ha distrutto un amore che c'era, però ecco, questo non significa proprio, che e non è che dopo questo rinasce, non significa che io sto dicendo andate allo stadio e siete obbligati, io sto dicendo solamente come la penso io, però rispetto anche coloro che hanno fatto una scelta a non andarci, questo è poco ma sicuro. Chiosiamo questo argomento che tanto lo potremmo dibattere fino alla fine dei secoli, non ne veniamo fuori, perché giustamente ognuno è libero di pensarla come gli pare. Come lo vuoi chiosare tu questo argomento? Chiudo semplicemente dicendo che senza amore, amore di qualsiasi genere verso la squadra, probabilmente i risultati non si possono ottenere, non possiamo ottenere quelli che tutto vogliono, cioè di ritornare a certi livelli. Che poi dopo io capisco benissimo che il pubblico per farlo rinnamorare di nuovo è normale che se siamo a metà campionato e siamo nella stessa situazione da adesso, i Ternani 6-7 mila li rivediamo lo stesso allo stadio, questo è normale, però probabilmente cerchiamo di dare questo aiuto un pochettino prima perché può far comodo tutto lì. Questo siamo, e si è visto anche rinnovarsi scorsa, un po' nei rapporti di comunicazione, questo è importante. Come hai detto? Rinnovarsi un po' nei rapporti di comunicazione, cioè una comunicazione a mio parere è importantissima, oggi si viaggia con marketing in tutto, sì, anche nella vendita delle pentole, quindi se non c'è un rapporto importante a livello, non dico di marketing, ma di rapporto tra la comunicazione e tutto quello che circonda una squadra di calcio, certo, che comprende un grande territorio, non si possono ottenere. Questa è una componente, vediamo se riesco a spiegarmi meglio, è una componente importante. Vediamo di accelerare. Vediamo se riesco a spiegare. Io volevo dire, cioè questa società ha dato l'impressione che, tra l'altro, prima volevo dire, uno dei meriti di questa squadra è che c'è una società alle spalle che ti paga gli stipendi tutti i mesi. Siccome non a tutte le società succede, questi magari sti ragazzi sono più motivati di altre in squadre. Questo bisogna dirlo, in alcune componenti, però non è perfetta. No, detto questo, però volevo dirti che questa società ha dato l'impressione, Massimo, scusa, in alcune frangenti, anche per mesi, anche per anni, di considerare la Ternana un po' come un giochetto suo. Quindi dopo la gente che dice, se tu la Ternana la gestisci come ti pare a te, dopo non puoi pretendere io ti venga allo stadio e ti do i soldi. Cioè questo è successo per troppo tempo, secondo me. E poi i campionati diciamo che non è perfetta. Io, Massimo, i campionati si vincono con la stampa, i calciatori, la dirigenza, il pubblico in prima, al primo posto. Esatto. Squadra, società, spettatori, stampa. Esatto. Ecco. Quando hai la coesione di questi quattro fattori, esatto, fa la squadra la città vincente, insomma. Non è perfetta, qualcuno ha detto, mi sembra di poter essere d'accordo. È perfettibile, però. Forse quest'anno potrebbe essere un anno diverso. Certo è che il motore trainante dell'entusiasmo sono i risultati, su questo non ci piove. Vogliamo tornare un attimino, Beatrice, alla partita a questo, esatto, punto, perché altrimenti rischiamo di filosofare e basta. Torniamo alla partita vedendoci il servizio sempre di Stefano Giovagnoli sulle interviste al tecnico Baldassarri e a Piccioni. Prego, regia.
Ma noi ogni domenica giochiamo per cercare la vittoria. Di una cosa siamo contenti, che adesso paragoni con il passato non se ne possono fare più. Questo è un altro campionato, questo è un altro gruppo. Ha una caratteristica ben precisa, quella di andare in campo.